Parole per ricordarvi che oggi inizia la rassegna cinematografica sulla borghesia che si chiama La parte soddisfatta, ma non è quello che ci porta ora. Quello che ci porta ora è l'antipasto che abbiamo preparato, che è appunto una discussione che sarà veloce naturalmente su questo libro importante, di cui uno dei tre curatori, Massimo Cusillo, dirà, che sarà anche colui che presenterà il film di Visconti più tardi, dirà due parole subito prima di dare la parola al primo di Scassa. Semplicemente voglio sottolineare che ci abbiamo tenuto a ripartire con l'ufficio dall'asilo. Abbiamo capito che probabilmente l'asilo e l'ufficio sono due realtà che fanno in qualche modo cose simili. Forse possiamo parlare la musica, Alice Colottoni, che vuole togliere la musica magari. Alice, che insieme a Ludovico Brancaccio, a Gianni Maffei, che tra poco arriva, è quello che ha pensato questa cosa, abbiamo pensato di fare qui il nostro, la nostra rassegna, per una serie di motivi che sarebbe ridondante ora mettersi a spiegare. Perfetto. E quindi grazie di esserci nonostante la partita, insomma siamo contenti, anche se il fatto che siamo dei posti inutili là fa immaginare scene fantoziane là dietro con le radioline e cose del genere. Però do subito la parola a Massimo Cusillo, prego. Grazie Francesco, grazie di questa bella iniziativa. Io provo solo due parole perché appunto voglio poi replicare, anche se nei tempi, diciamo, nei limiti dei tempi stretti che abbiamo, agli interventi dei presentatori. Solo, come mi è stato chiesto, due parole per spiegare come nasce questo libro. Nasce all'interno di un progetto di ricerca interuniversitario fra L'Aquila e Palermo sui rapporti fra letteratura e visualità. Nella sezione aquilana di questo progetto di ricerca ci siamo occupati a lungo di cinema e del cinema che descrive e di letteratura che descrive film immaginari, in particolare quindi del rapporto tra cinema e letteratura, in particolare della letteratura, della narrativa, del romanzo che fa questa sfida impossibile di descrivere il cinema e in particolare il cinema inventato, immaginario. E questo è stato per lungo tempo un po' il nostro tema, però poi da lì è partita anche l'idea di fare un libro meno accademico, di misurarci con il versante creativo, cioè di chi con la parola e con l'immagine lavora direttamente, quindi di riprendere questo antico esercizio retorico che è l'ekphrasis, la descrizione di un'opera d'arte, su cui ha scritto libri molto importanti, fra l'altro il coordinatore nazionale di questo progetto che insegna a Palermo, che è Michele Cometa, e quindi di chiedere appunto a una serie di scrittori contemporanei di scegliere un'immagine qualsiasi, che possa essere una fotografia, un quadro, una inquadratura cinematografica, e di scriverci un pezzo, anche questo in piena libertà.
e come vedrete, come adesso poi parleremo, le risposte sono state molto variegate. Pochi hanno poi scelto la classica descrizione in senso stretto. Fra l'altro le immagini le vedete già alle mie spalle, io non vedo nulla perché sono accecato da questa luce. Massimo, magari ti spostiamo tutti a sinistra. Ci spostiamo tutti a sinistra, sì. Così forse, no, accecato lo sono, ah, forse un po' meno. Ecco, ah, adesso sì, è meraviglioso. Anche per voi forse vedrete meglio le immagini. Va bene, e, no, l'ultima cosa, sì, mentre lavoravamo a questo progetto abbiamo anche avuto l'idea di allargarlo a dei registi, perché i registi lavorano contemporaneamente su parola e immagine, sul passaggio dalla parola all'immagine, sia nel caso del regista teatrale, sia nel caso del regista cinematografico, ancor più, ovviamente. E quindi ci sono anche alcuni registi, non faccio nomi perché sennò comincio ad andare troppo nel dettaglio, e quindi do la parola, credo, a Giancarlo. Aspetta, ah. Però qui non ho presentato, insomma, dico tanto. Sì, che... sì. È tutto molto... Beh, tu sei il coordinatore. No. Allora, non so, forse non c'è bisogno, però magari qualcuno lo sa. I tre curatori sono Tilly Bertoni, Claudio Bertoni, Giorgio Simonetti e Massimo Fusillo. Si occupano diversamente e altissimamente di non solo di letterature comparate, ma anche di media comparati. Invece i tre relatori a cui abbiamo chiesto di parlare oggi sono in realtà, hanno competenze molto diverse. Cioè, Stefano Causa è uno storico dell'arte, ha scritto libri molto belli su Balthus, su Longhi, insomma cose diverse, insegna solo soldi in casa. Giancarlo Alfano insegna alla Federico II letteratura italiana finalmente. Giancarlo è insomma uno studioso di tutto, non soltanto di 2, 3, 4, tutti i secoli, compreso dell'attuale, e ha appena scritto un suo libro molto importante, di cui c'era oggi un'anticipazione sulle parole e le cose, che si chiama Ciò che ritorna, sulla guerra, libro veramente importante. E Filippo Fimiani si occupa di estetica e insegna a Salerno, e anche lui ha un campo, insomma, si interessa di moltissime cose. Il suo ultimo libro pare si chiamasse Fantasmi invisibile. Dell'arte, esatto, Fantasmi dell'arte, è quella gente. E Fantasmi dell'arte, che infatti è venuto a parlare da noi l'anno scorso nell'ufficio di Blow Up, uno dei capitoli di questo libro si occupa di Blow Up, ma si è occupato di Valerie e di moltissimo. L'importante comunque che sappiate, sono storico dell'arte, un italianista, comparatista e un estetologo, dite così, ma insomma tutti e tre abbastanza, come dire, impazziti di letteratura. Prego. A Stefano. Sì, buonasera, qui c'è l'ala sinistra dei curatori del volume, qui c'è l'ala destra di quelli che devono fare. Forse mi sentite meglio così, vabbè, se sta. E qui c'è l'ala destra di quelli che devono fare l'ingrato compito di giudicare un libro scritto o curato da altri. Per quanto mi riguarda, io sono stato coinvolto in questa. Sono salito a bordo, per così dire, pochi giorni fa, perché incontro Francesco per strada a Porta di Massa, che mi dice: esce un libro che forse può interessarti, e me ne dà una descrizione talmente entusiastica, ma al tempo stesso anche talmente generica, che io non ne rimango altrettanto preso. Poi però me lo manda in PDF e comincio a leggerlo, e mentre lo leggo scopro che era il libro che aspettavo da tempo, anzi in qualche modo scopro che questo libro fa un pezzo di strada con me, nell'occhio di chi guarda, scrittori e registi di fronte all'immagine. Non lo leggo tutto, lo sto leggendo, mi sono fermato a metà, è composto da una serie di medaglioni su 27 immagini scritti da altrettanti registi e scrittori. Ho cominciato a leggere la prefazione, l'introduzione, e a un certo punto ho incontrato una frase che mi ha colpito, in negativo, e allora ho detto: vado lì e mi arrabbio e spacco tutto. Questa frase dice: nel complesso la letteratura più vivace del Novecento italiano sembra avere trascurato l'esercizio classico dell'ekphrasis. Ora io vorrei
dirvi che invece secondo me la letteratura più vivace del Novecento italiano ha fatto dell'ekphrasis il proprio motivo, il proprio cavallo di battaglia. Ora dirò anche a che cosa io stia pensando in particolare. Però il libro è entusiasmante per una cosa, perché tutta questa serie di personaggi che sono stati chiamati a fare dell'ekphrasis, ossia, detto in termini molto semplici, provare a dare una restituzione verbale di un'immagine, lo hanno fatto in modi talmente diversi, talmente anche sconclusionati, scombiccherati, mettendo insieme tutta una serie di cortocircuiti, che alla fine quello che è venuto fuori è probabilmente più interessante di quello che potrebbe venire fuori da un'ekphrasis fatta da una persona più attitré, da uno storico dell'arte, da una persona che abbia una conoscenza specifica. Io mi sono soffermato in modo particolare su due pezzi che mi sembrano straordinari di questo libro. Il primo è di un regista teatrale che si chiama Federico Tiezzi, che ha commentato quel particolare di un affresco che si trova in Toscana nella chiesa di San Francesco a Lucignano, è un affresco di un pittore che si chiama Bartolo Di Fredi, e la descrizione di questo affresco, questo è un dipinto che si trova a Palermo, forse lo possiamo incontrare prima, vabbè, in ogni caso, ecco, sì, questa è una immagine che sono riuscito a procurarmi e che forse è più grande di quella pubblicata nel libro. La descrizione di questa immagine consente a Tiezzi una specie di cripto autobiografia, di racconto della propria adolescenza che ricorda molto il primo capitolo di Seminario sulla gioventù di Busi, ma poi diventa qualcos'altro, qualche cosa che è storia dell'arte, ma storia dell'arte nella quale si entra con tutto l'ingombro della propria esistenza. Il secondo pezzo che mi è parso molto bello di questo libro è di uno scrittore italiano, si chiama Walter Siti, e si riferisce a una foto di Luigi Ghirri, ma in questo caso l'ekphrasis, ossia la restituzione verbale dell'immagine, è estremamente puntuale, vorrei dire di particolare presa. Se potessimo vederlo questa fotografia di Ghirri, credi prima, perché penso che meriti di essere vista. Forse Siti più di Tiezzi è abituato a fare una sorta di ekphrasis anche sulla Tribuna di Repubblica, settimanalmente analizza un testo poetico, vabbè, in ogni caso, eccola qui. Ecco, qui Siti parte da una descrizione specifica della fotografia, si sofferma a guardarla nella sua architettura complessiva, gli elementi dell'immagine e così via. Bene. Alla fine di questo libro c'è una postfazione di Stefano Chiodi, dunque entra in qualche modo, sia pure dalla finestra, uno storico dell'arte, e dice in fondo l'importanza di questo libro è che anche in questo surplus iconogenico di questi anni, anche in questo bombardamento visuale, c'è ancora la possibilità di creare tra mondo letterario e mondo dell'immagine un rapporto di tensione. Una tensione però come fatto positivo, come fatto che possa aiutare a capire meglio da una parte il mondo letterario e da una parte il mondo visuale. Però il problema è che la parte più vivace del Novecento italiano comprende anche, a metà del Novecento in modo particolare, uno storico dell'arte che è anche scrittore, o uno scrittore che è anche storico dell'arte, che si chiama Roberto Longhi, il quale per tutta la vita si è posto in modo preciso, in modo urgente, il problema dell'ekphrasis. E Longhi stesso nel 1950 scrive un saggio nel quale dice, in soldoni, secondo me le descrizioni più belle di opere d'arte, le ekphrasis più belle, non provengono da storici dell'arte stricto sensu, non provengono da addetti ai lavori, mettiamola così, ma provengono piuttosto da scrittori, da letterati, da artisti stessi, e si preoccupa egli stesso di fare una sorta di lista di nomi preferenziali di persone che a suo dire avrebbero, rispetto alle immagini, davanti alle immagini o dietro le immagini, capito meglio, in modo con maggiore presa, per così dire,
più di altri, fa dei nomi che in fondo stanno anche alle spalle di tutto il discorso che si può fare in questo libro, da Diderot a Baudelaire e così via. E poi naturalmente c'è Longhi stesso e una serie di scrittori che di solito i letterati, i comparatisti non considerano loro colleghi ma considerano come specialisti. Io però vorrei che noi tutti provassimo a riflettere, a cominciare da me, sul fatto che nel 1973 Gianfranco Contini propose di dedicare a Longhi stesso un intero tomo dei Meridiani e lo fece uscire privo assolutamente del corredo iconografico, in qualche modo sdoganando, passatemi questa orribile parola, Longhi come uno scrittore quasi in senso stretto. La cosa in qualche modo giustificatamente dispiacque agli storici d'arte che dissero Longhi non può essere deprivato delle immagini. Però è stato Longhi il più grande specialista delle ekphrasis nel secolo scorso. C'è Longhi dietro questo libretto, c'è Longhi dietro certe cose di Pasolini e c'è Pasolini dietro certe cose di Walter City, questo lo sappiamo bene. Ecco, quindi mi pareva che fosse interessante provare a riconoscere una matrice di questo libro nella cultura longhiana, che è anche una cultura di storici dell'arte. In fondo a questo punto io stasera non mi sento come un clandestino a bordo, anzi mi sento come giustamente invitato, non io naturalmente come Stefano Causa, ma io come storico dell'arte. Ecco, questo volevo dirvi. E in ogni caso complimenti, perché è un libro bellissimo, anche nella scelta delle immagini. Ho la parola. Grazie mille dell'invito. Ovviamente sapete, io sono una persona particolarmente esposta, diciamo, emotivamente, quindi stare tra amici, invitato ad amici a parlare agli amici è il massimo che si possa aspettare. Allora colgo subito l'occasione delle cose dette a Stefano Causa, per dirvi anche io due paroline su questo libro, che invece ho letto tutto il PDF perché ora Massimo me lo darà. Due cose. La prima, la più importante, che viene sottolineata giustamente nell'introduzione, molto più snella, molto più vivace della postfazione, che più tecnica, un po' più per addetti ai lavori, quella che stiamo dicendo. L'importanza cioè di questo tema della criptoautobiografia o dell'ingerenza, l'ingombro dell'esistenza, dell'affettività nella scrittura di immagini. Una sorta di autoritratti per delega, da tutti i testi che abbiamo. Qualcuno ritrova le origini del proprio fare teatro nella pittura, qualcuno ritrova le origini dei propri traumi esistenziali guardando delle fotografie o dei dipinti o degli affreschi. Anzi, tra l'altro, piccola annotazione che per uno storico dell'arte può essere significativa. Le didascalie delle immagini sono assolutamente delle didascalie non tecniche, non ci sono le tecniche, non ci sono le misure, non c'è nulla di tutto questo, il che, come dire, da qualche parte ci fa già immaginare che descrizione vuol dire molte cose, cioè ci sono molti modi per descrivere le immagini, tra queste per esempio anche quello tecnico della scheda tecnica che si fa delle opere. Quindi, primo diciamo, traccia che accomuna tutti questi testi molto diversi fra loro è questo tema della criptoautobiografia o dell'ingerenza, dell'esistenza, diciamo, di trovare se stessi nelle immagini di altri e moltiplicati attraverso le immagini di altri. Questa è una costanza. Altra cosa che vorrei collegare a questo filo rosso che lega tutti questi testi è una cosa notata dagli autori che mi permette di fare un legame con un altro aspetto, con un'altra questione del volume. Giustamente nell'introduzione voi notate che se si può parlare all'interno di questa grande varietà tematica e stilistica di un filo rosso, di un qualche cosa che accomuna, è la paura o la violenza.
la paura della letteratura nei confronti dell'immagine, l'impotenza della parola a dire l'immagine, ma anche la paura di colui che si racconta attraverso immagini altrui e così via. Ora, se è vero che legato al tema della criptoautobiografia nessuna immagine va da sola ma va con molte immagini, è innanzitutto l'immagine che ciascuno di noi ha dentro l'occhio quando guardiamo, cioè le nostre immagini personali, le nostre immagini innestiche, i nostri ricordi, le nostre associazioni, paura per chi ha un minimo di passione per la letteratura, paura è, come tutti noi sappiamo, appunto, come dire, la parola che ritorna nell'epigrafe del testo di Roland Barthes, che c'era il testo nella citazione di Hobbes: ho avuto una sola passione nella mia vita, la paura. Allora, di qui una questione più metodologica. È curioso notare come in testi che sono testi di letteratura creativi, molto, c'è molta letteratura, c'è molta creatività, che si manifesta soprattutto nel fatto, secondo me, tranne alcuni testi che hanno più delle pretese, se si vogliono chiamare così, metodologiche, che fanno meta letteratura, anche quasi meta teoria, diciamo, cioè che parlano delle immagini, di che cosa significa dire e descrivere le immagini, mi ha colpito il fatto, e questo è un sintomo, che passano, che cambiano le mode, che cambiano i punti di riferimento culturali, che le cose appunto mutano da questo punto di vista, le cornici delle nostre abitudini culturali, e ha colpito che Barthes non c'è. Ed è curioso, da questo punto di vista, certo c'è il riferimento punctum e studium, però non c'è un riferimento, diciamo, a un autore che fino a 15 anni fa, 20 anni fa al massimo, insomma, era fondamentale, sembrava che non si potesse parlare di immagine, di un'immagine che colpisce non significa che, come è detto testualmente anche nel testo, in una delle descrizioni, indica ma non significa, non c'è l'arte, colpisce. Perché quando uno va a vedere i riferimenti che sono molto spesso criptati, ma altre volte sono esplicitati, è un volume che raccoglie degli scritti letterari, ma non solo letterari, che dialoga continuamente con il contemporaneo e ammicca molto anche alle chiavi di lettura del contemporaneo. Per cui, per intenderci, non c'è Barthes, però c'è Edith Huberman, però c'è Belting, cioè autori che oggi, diciamo, se non si cita pare brutto. Okay. Quindi da questo punto di vista è un elemento che data per certi versi, cioè non solo il di che cosa parla questo volume, della paura di ciascuno degli autori che scrive e negozia quella propria affettività attraverso le immagini altrui, viste, dette, raccontate, prodotte da altri, ma anche è un testo che per certi versi fa data perché fa del riferimento a delle cornici, a degli strumenti metodologici e interpretativi che sono i nostri oggi, non sono più quelli di 20 anni fa. Questo mi sembra che sia un tema che possa essere, come dire, messo sul tappeto, perché sorge spontanea la domanda: se tra 20 anni si fa un altro volume di questo tipo, quali sono gli strumenti con cui si racconta il sé attraverso le immagini altrui? Non mi fraintendete, insisto su questa cosa perché i curatori, con grande finezza, nell'introduzione, ma qua il giudizio non è solo amicale, dicono che giustamente tutta una serie di cose sono da sempre state così, cioè che tutte le descrizioni sono state delle descrizioni di oggetti misti, e non ci vuole a Mitchell per dire che le immagini sono miste, che tutte le descrizioni sono delle descrizioni dove ci sono inferenze autobiografiche, e non ci vogliono delle teorie di narratologia per farci capire queste cose. Quindi l'introduzione insiste su dei temi che sono, per dire così, astorici, non legati necessariamente alla contemporaneità, però allo stesso tempo nel volume compaiono tutta una serie di riferimenti referenziali, cioè ciò di cui si parla, ma anche metodologici, che ci parlano dell'oggi, di oggi, la guerra, no? C'è l'11 settembre, per esempio, le paure, che sono paure di vario tipo. Di qui l'ultima cosa, perché dobbiamo essere veloci, il titolo, su cui credo che poi Giancarlo lo metterà in tensione con un altro titolo di una raccolta. Le affinità vanno per sinapsi veloci, quindi suppongo che. Nell'occhio di chi guarda,
Che cosa vuol dire questo titolo e come intenderlo? Nell'occhio di chi guarda, come viene detto più volte, e sono sicuro, questa è una domanda che faccio sfacciatamente, che Tilly, che ha preso la citazione da Simone de Beauvoir, nell'occhio di chi guarda ci sono già molte immagini. E giustamente sono immagini pregresse, sono immagini di immagini reali che sono state già viste o di immagini immaginarie che sono state lette. Voi insistete su questo punto, giustamente, e dite che non è vero, come affermava Simone de Beauvoir, che il privilegio della letteratura, cito, consiste nel fatto che le immagini decadono, scoloriscono, si impoveriscono, mentre invece le parole uno le porta sempre con sé. Giustamente voi notate che non è vero, anche le immagini uno le porta sempre con sé. Le immagini non impallidiscono, dite voi, ma si deformano. Questo mi sembra un tema e una questione che lega tutti i testi che sono stati chiamati a raccolta in questo volume. Lo possiamo dire con le parole delle metodologie contemporanee. Le picture, cioè le immagini reali, comportano necessariamente una sopravvivenza, vedete l'effetto moda, una sopravvivenza nelle image, cioè nelle immagini mentali. Ciascuno di noi se vede una cosa poi se la sogna la notte, ma è vecchio quanto il cucco. Massimo lo sa meglio di chiunque altro, se uno prende il trattato di Aristotele sul sogno, legge le stesse cose. Cioè le immagini reali delle cose percepite producono fantasmi, di cui il titolo del mio Francesco è troppo gentile. Allora, voglio notare questa cosa, appunto, su cui chiudo. Voi avete notato che tutti i testi sono dei testi che giocano moltissimo con l'intertestualità. Cioè sono dei testi che necessariamente hanno a che fare con delle parole che cercano di raccontare il proprio sé, la paura, attraverso le immagini altrui, e che per fare questo si devono confrontare con tutta una serie di parole pregresse. Nessuno parla per primo, siamo già sempre parlati da altri, eccetera. E avete anche notato che le immagini non vanno mai da sole, che le immagini non si sviliscono, ma si stagnano dentro di noi, si incriptano dentro di noi, si deformano e diventano un'altra cosa. Allora, e questo potrebbe essere uno spunto di riflessione, contrariamente a quello che viene come dire, tematizzato nei testi, c'è una scarsa attenzione, mi sembra, al fatto che le immagini non sono sempre le stesse su tutti i supporti. Per cui allora il nostro amico Scapp fa una cosa molto bella e molto raffinata sull'immagine televisiva, sullo schermo televisivo, eccetera. Gli altri invece sono abbastanza indifferenti al che tipo di immagine abbiamo davanti. Per cui non diventa così decisivo. Davvero chiudo. Da questo punto di vista i testi, perché non sono saggi, anche se qualcuno ha delle pretese più saggistiche, cioè metariflessive, diciamo, vivono di una sorta di schizofrenia. Tutti. Da una parte ci dicono, tieni, guarda e raccontati la tua storia, questa è la mia, che non è solo mia, è anche collettiva e così via. Dall'altra ci dicono anche, tieni, chiudi gli occhi, immagina. Basta, io il PDF su questo sono fortunato, posso fare una ricerca, diciamo, è molto più semplice. Si vede che si può fare proprio un repertorio. Ci sono delle sorte, proprio degli enunciati che ci invitano a non leggere, guarda, eccola, è così. C'è qualcuno anche che intelligentemente denuncia, dice, ma questa immagine non potrà mai essere veritiera. Qualcuno ha parlato con grande finezza a proposito del colore di Rembrandt. C'è un errore metodologico nella resa verbale di un colore. Se non lo vedi live non capirai mai che cos'è. Qualcun altro invece ci dice proprio addirittura accecati, smetti di leggere, immagina, sogna a occhi aperti. Mi sembra che tra questa, come dire, scilla e cariddi, smettere di parlare per vedere le immagini di cui questi testi ci raccontano gli effetti soprattutto, e allo stesso tempo smettere di parlare, smettere di vedere e immaginare, tutti
tutti i testi richiamati e raccolti in questo volume in qualche modo ci invitano a raccontare la nostra immagine, a vedere che cosa c'è nel nostro sguardo, a chiudere gli occhi e a vedere come le parole e le immagini risuonano tra loro. Di questo credo che vi dobbiamo essere grati, perché in effetti ha ragione Stefano Causa, la scommessa che voi avete affrontato, cioè quella di non chiamare gli accademici, io ho partecipato all'altro volume, un'altra cosa, non gli accademici che sono barbosi, poco creativi, non tutti, qualcuno, ma chiamare invece, come dire, i creativi per definizione, gli uomini di lettere, quelli che ci lavorano con le immagini davvero, a fare un esperimento stilistico soprattutto, perché sono tutti testi zeppi di stile, qualcuno è più bello, qualcuno è meno bello, City è fantastico, ma quella è un'altra storia. Quella è un'altra storia. Provare ciascuno di noi a partire da questi testi di letteratura, cioè di non di saggistica, a raccontarci le nostre storie e a riguardare, chiudendo gli occhi, che cosa c'è nel nostro occhio che ha guardato, questo è un bel invito, è una sfida, è una cosa che ci riguarda e di questo vi dobbiamo essere grati. Si autopresenta. Sì. Allora, ecco. Sì, va bene, benissimo così. Dunque, la prima cosa che mi viene da pensare, perché mi è venuto da pensare mentre appunto organizzavo gli appunti per questa breve chiacchierata, è che c'è un aspetto vertiginoso nel presentare questo libro a Napoli, perché i due scrittori napoletani che sono stati invitati sono gli unici due che non hanno descritto un'immagine reale. Per cui scegliere di presentare, discutere questo libro qui è effettivamente è quasi allegorico. Il libro che abbiamo così, stiamo cominciando ad attraversare, è fatto di 23 testi che descrivono in tutto 27 immagini, almeno 27 sono immagini, come dire, titolate in quanto tali, e quindi che appunto hanno una indicazione, se poi non tecnica, in didascalia. Però di questi 23 testi, due descrivono immagini che non esistono, immagini che esistono soltanto di letteratura. Sono i due testi di Gabriele Frasca, tratto, il testo qui presente, tratto da un romanzo, dall'ultimo romanzo di Frasca, e il testo di Enzo Moscato, che altrettanto non descrive una immagine reale, un quadro, un dipinto, un fotogramma, un video, una performance, ma appunto crea l'immagine. Da questo punto di vista, appunto, la vertigine casuale che siano proprio i due napoletani a aver infranto il patto con i curatori e dunque il patto con i lettori, che si aspettano di trovare delle immagini descritte che siano immagini della realtà o comunque immagini ritrovabili anche al di fuori del verbale, sono appunto, è casuale, però sono probabilmente anche quelli che lanciano la sfida in maniera più esplicita. Probabilmente, ripeto, la sfida di tutti, poi tornerò sul sito, non ho pensato di parlarne, ma dopo le parole di Filippo effettivamente forse vale la pena tornare su questo. E dicevo appunto, la sfida forse più grande che è quella della letteratura che parla delle immagini, ma che in realtà la letteratura fa le immagini, l'ekphrasis. Nel caso delle opere antiche, greche, quasi mai, credo forse mai, abbiamo l'immagine reale, il dipinto, la scultura, l'affresco, quel che fosse. La più famosa ekphrasis, quella dell'Iliade, non è assolutamente possibile rinvenire lo scudo di cui si parla. Per cui appunto la letteratura, la poesia o l'arte verbale, l'arte del discorso, come preferiamo chiamarla, fa l'immagine, come diceva Samuel Beckett, no? E appunto immaginazione morte imaginé è ancora al livello ultimo dell'impegno retorico letterario espressivo, rimane ancora una volta però una sfida all'immaginazione. Chiudete gli occhi e cominciate a raffigurarvi quello che non è figurato, che è lo specifico della letteratura. Quindi da questo punto di vista effettivamente diciamo non chiamare in causa Longhi è sensato in un caso del genere, in assoluto no, ben inteso.
23 testi dunque, che i curatori hanno deciso, probabilmente per una spinta diciamo coattiva, a dividere in tre sezioni, e che si intitola, su questo poi se hanno voglia, forse anche una spiegazione di questi titoli sarebbe forse utile, per me, memorie, ossessioni, sguardi, dettagli, storie, passioni, sono tre titoli binari accoppiati e sempre al plurale, perché appunto effettivamente si tratta di storie plurali, di scelte estremamente individuali, difficilmente per un certo versante sintetizzabili in categorie. E però un tentativo, non dico di categorizzare, che insomma sarebbe improprio, vabbè, però forse di provare a ragionare in termini più concettuali, ecco, forse si può fare utilizzando un libro che è uscito 2 mesi prima di quello di cui stiamo parlando, a maggio è uscito Nell'occhio di chi guarda, e invece a marzo, sempre di quest'anno, è uscito il libro di Riccardo Donati che si intitola Nella palpebra interna. Questo libro di Riccardo Donati si occupa esclusivamente di poeti che hanno avuto a che fare o per esperienza diretta, tipo Toti Scialdoia, oppure per sintonia forte con la pittura e con le opere d'arte in generale. E in questo libro Donati ha provato a fare una, appunto, tipologia. Che tipo di rapporti si sono stabiliti nei 50 anni che vanno grossomodo dagli anni 50 agli anni 0? Che tipo di rapporti si sono dati tra poesia, poeti e immagini? Non soltanto appunto con pittori, cioè non tanto sodalizi tra poeti, pittori o artisti, ma proprio scelte da parte dei poeti, tipi di scelta di parlare di oggetti figurati, figurativi, oppure di addirittura provare una gara espressiva con gli oggetti stessi. E Donati ha proposto una tipologia di quattro categorie, che dico sono abbastanza facili da ricordare a memoria perché sono sempre l'insegna della parola sguardo, che si ripete ogni volta: sguardo evento, sguardo avvento, sguardo esperimento e sguardo accecamento. Non entro troppo nel dettaglio, dico però soltanto chiarifico, metto in piano queste quattro tipologie. Sguardo evento sarebbe lo sguardo di quei poeti che hanno deciso di avere a che fare con l'arte in quanto evento o di realizzazione oppure di esperienza percettiva. Se fa senso per quelli che sono qui, il caso molto forte di Emilio Villa, ma insomma di veramente tanti altri. E dunque, sguardo evento significa quei poeti che hanno cercato di ripresentare o si sono comunque interessati all'arte come qualcosa che avviene, che si verifica progressivamente, come la casa non è la casa ma la costruzione della casa. Sguardo avvento significa invece quei poeti, Mario Luzzi, che hanno pensato all'arte, signor Martini tra i tanti casi per Mario Luzzi, che hanno pensato all'oggetto artistico, all'esperienza artistica come una forma di esperienza con la totalità, di rapporto con la totalità dell'essere. È il caso di Luzzi, che era cattolico, ma è il caso anche di un altro cattolico come Testoni o di Pasolini. Poi chi avesse curiosità leggerà il libro di Riccardo Donati, che è molto ricco. Sguardo esperimento significa quei poeti che hanno pensato all'arte come un modo o per interrogare sé o per interrogare il sociale, quindi identifico un oggetto, un dipinto, una performance perché ha rivelato l'altro che era in me o mi ha modificato, oppure esperimento col sé dunque, oppure esperimento del noi, come dice Donati, ossia l'invenzione sociale e politica. E infine lo sguardo accecamento sarebbe quel tipo di quei poeti che hanno stanno utilizzando l'arte figurativa per non accecamento nel senso della teologia, ma proprio di una visione interna, una visione endoscopica. In questo senso, se si prova a utilizzare questa griglia, non so quanto accettabile, a me è molto persuaso, per una serie di ragioni che non ci interessa adesso. In effetti, in questo libro,
cioè nel libro di cui stiamo parlando, adesso torniamo, nell'occhio di chi guarda, effettivamente la cosa forse più presente è l'esperimento col sé. Cioè, per lo più i testi che gli scrittori, i registi che hanno deciso di rispondere all'invito, adesso, mi pare di aver capito nelle istruzioni di riferimento anche a chi non ha risposto, non ha voluto rispondere, ma per lo più invece diciamo, c'è stata l'adesione all'invito. Chi ha accettato ha in qualche modo proposto, finito col proporre, pur nella varietà effettivamente, anzi una congerie di testi, però pur dentro questa farragine, tuttavia esiste, a mio avviso, una tendenza più forte che è stata quella di rappresentare l'esperimento in particolare col sé, cioè se descrivo un'immagine, che cosa questa immagine rivela di me stesso, nel caso di Siti è forse quello più eclatante, oppure che cosa rivela di noi. E l'ultimo testo è forse quello in cui c'è la descrizione di un dipinto che si trova al Louvre e l'immagine è una foto scattata di questo dipinto gigantesco che si trova al Louvre, ma raffigurando anche le facce, i volti dei visitatori del museo, per cui il dipinto è immerso in un unico spazio, i convitati del pranzo evangelico che sono appunto raffigurati nel dipinto continuano nella sala del Louvre attraverso questa immagine. Ebbene, l'esperimento col sé, ripeto, mi sembra il tipo di percorso prevalente, e l'esperimento con lui, appunto, almeno nel caso finale. Mi sembra che più raramente gli invitati abbiano pensato di provare a, tranne in un caso, che dirò subito, a rappresentare l'avvento, e molto poco, forse ancora una volta, tranne un caso nella descrizione della fotografia in cui si rappresenta, si raffigura un mobile di casa di Leonardo Sciascia, di rappresentare l'evento. In nessun caso, mi sembra, è stata usata l'arte figurativa per rappresentare, eppure Magrelli sarebbe stato, quindi in altri casi lo ha fatto in maniera molto forte, no? Pensando in termini endoscopici attraverso la figuratività, non mi sembra che in nessun caso ciò sia accaduto. Il che è strano perché, secondo Donati almeno, la categoria dell'accecamento sarebbe quella della modernità per eccellenza. Quindi, e questo mi aiuta ad andare verso la conclusione, cioè la cosa che colpisce leggendo questo libro è che in gran parte, tranne appunto i due e più siti, e lo dico tra un istante perché dicevo, tutti, tranne i due che hanno deciso di raccontare un'immagine che non esiste in realtà, tutti quanti alla fine hanno ragionato da saggisti molto più che da scrittori o registi, tutto al più raccontandoci la propria passione, propria scoperta, la scoperta delle proprie passioni per l'arte, per il teatro, per il caso di Tiezio, quello che fosse, devo dire anche in maniera non patente interessante, oppure appunto hanno ragione davvero termini saggistici, il saggio tra i più belli, per me è proprio un saggio, so, comunque lo scritto tra i più belli è quello di Tommaso Pincio, mi sembra, su un'immagine di Merlin, un dipinto in cui è raffigurata Merlin. La Janecek ha scritto un testo molto bello su due fotografie che raffigurano la stessa coppia durante la guerra civile spagnola, ma rivela che i due scatti non sono stati scattati dalla stessa persona, e lo fa in maniera estremamente raffinata, ma appunto hanno comunque, gli invitati a questo libro, mi sembra che abbiano per lo più pensato di ragionare come se fossero stati invitati a... davvero in quanto intellettuale più che in quanto scrittore. Ancora forse un po' diverso anche il tentativo di Andrea Inglese, che però, non so chi di voi abbia letto le opere di questo poeta del 67 che vive a Parigi da molti anni, Andrea Inglese che 2 anni fa ha pubblicato un libro tutto incentrato intorno a un dipinto reale, per parlare, ed è probabilmente l'esperimento con sé, davvero, perché parlando di questo dipinto reale ha raccontato della fine di una storia, peraltro una storia sentimentale, personale,
E invece in questo caso ha fatto proprio un saggio su che cos'è la visione, su che cos'è la natura del colore, che cos'è la natura delle dimensioni dell'immagine quando la vediamo riprodotta. È uno, infatti, forse è l'unico caso in cui uno degli invitati fa riferimento al fatto che sta commentando una riproduzione, non è di fronte all'oggetto reale. E questo allora mi aiuta a chiudere davvero, tornando, credo proprio intrecciando le parole a quelle di Filippo, a proposito della natura delle immagini. Fatalmente l'immagine è fantasmatica, quello che mi sembra Filippo abbia detto più o meno in continuazione nel suo intervento. E, perché ovviamente l'immagine non è l'oggetto. L'immagine è qualcosa che ci possiamo portare appresso, mentre non possiamo farlo con una piramide o con il vaso che sta nel museo. L'immagine è ciò che ci costituisce e dunque è ciò su cui si appunta la pulsione libidica, mentre l'oggetto, certo in certi casi il feticismo proprio quell'oggetto là è investito libidicamente, ma diciamo stragrande, enorme la maggioranza dei casi, l'investimento libidico è sull'immagine. Come sa chiunque abbia praticato la masturbazione, quindi, o anche altro, non c'è. Dentro questa storia di rapporti con le immagini, che sono racconti del proprio immaginario, della propria costruzione immaginaria, l'inizio con Maria Fusini, secondo me, è quasi involontariamente strategico, no? Un racconto di come si sia arrivati a fare una certa cosa, a praticare una certa forma di scrittura, nel caso specifico. Trova però davvero, con questo chiudo, trova davvero nel caso di Walter City una sintesi particolarmente efficace. Perché semplicemente conferma l'immagine, forse avete capito o l'avete già letto, comunque nel caso di Walter City si tratta di descrizione di un'immagine, l'abbiamo detto prima, è stato fatto riferimento, l'abbiamo anche vista poco fa, la fotografia di Girdi che viene descritta. La descrizione della fotografia consente a Walter City, attraverso una serie di sovrapposizioni tra l'immagine che anche il lettore avrà sotto gli occhi o ha sotto gli occhi e un'immagine che non può avere sotto gli occhi perché appartiene all'infanzia dello scrivente, dello scrittore, ebbene sovrapponendo progressivamente queste due immagini e gli spazi in cui le immagini rimandano, City, o meglio chi dice io in quel testo, può far emergere la visione che ha strutturato il suo desiderio successivo, il suo desiderio di adulto. Ecco, il fatto che nello sguardo di chi, nell'occhio di chi guarda, ci sia l'immagine da cui scaturisce o scaturì il desiderio, a partire da un'immagine, a questo punto mi viene a dire qualunque, perché qualunque immagine avesse scelto avrebbe potuto arrivare a quel punto, come succede nel caso del testo di Buffoni. Qualunque immagine sarebbe andata altrettanto bene, funziona in quel caso semplicemente perché Siti ha deciso di sfruttare un'immagine pur descrivendola per farci accedere a quell'altra immagine che, essendo privatissima, non può che agire per angolazioni, per triangolazioni, per spostamenti. Per ricordare la categoria di Freud dei ricordi di copertura, potremmo chiamarla un'immagine di copertura. Esibisce un'immagine così da poter far sotto esibire un'altra immagine, che è quella personalissima, che a noi arriva soltanto attraverso le parole. Che perché poi questo, appunto, infine, come mi sembra, si possa chiudere così come aperto, perché appunto la letteratura ha a che fare con le parole, non con le immagini reali, ma con le immagini che costruisce. A questo punto passiamo la parola a loro e non sappiamo però in quale ordine che forse mi sembra il caso che finalmente la voce femminile. Allora. Naturalmente è classico dire che le sollecitazioni, gli spunti che sono venuti da chi ha presentato il libro sono tantissimi, in questo caso naturalmente è classico quanto è vero, perché è veramente stato così. Quindi è difficile raccoglierle tutte, ma posso dire intanto che mi fa piacere, penso ci fa piacere, che sia stato subito notato come questi testi, assemblati in maniera, devo dire, assolutamente libera,
assolutamente potremmo quasi dire caotica, non c'è stato nessun piano, non c'è stata nessuna progettazione, non c'è stata nessuna indicazione del tipo di immagini da scegliere. Quelli che hanno scelto immagini inventate non sono venuti meno a un patto con i curatori, perché erano liberi di fare tutto quello che volevano. Bene, come queste immagini però siano saldate da alcuni, diciamo, fili conduttori. Ecco, è emerso già dai vostri interventi. Ecco, per esempio, veniva fuori sia dall'intervento di Filippo Fignani che da quello di Giancarlo Alfano, c'è effettivamente questo fil rouge dell'autobiografismo, insomma, questa più o meno a volte cripto autobiografismo, a volte autobiografismo manifesto. Non so, ci sono per esempio i resti di Maria Fusini, di Federico Tiezzi, lo diciamo anche nell'introduzione, che proprio sono in qualche modo tessono una narrazione autobiografica, addirittura un mini Milus Roman, romanzo apprendistato, addirittura un mini plus roman, proprio un romanzo d'artista, parlano di se stessi. Altri parlano di se stessi in maniera molto più velata, molto più critica, ma il riferimento c'è. Come diceva Giancarlo Alfano, c'è anche, insomma, Freud alla fine non è uscito fuori per caso, evidentemente c'è anche appunto una serie, diciamo, di espressioni del rimosso, del trauma, della repressione, eccetera, di fantasmi, appunto, di fantasmi dell'interiorità che più o meno sono latenti nell'inconscio. Quindi c'è tutta, diciamo, questa costante che riguarda, potremmo dire, più sembrerebbe il piano personale, però la soggettività, proprio l'universo individuale, la sfera privata. Però, come è uscito anche da quello che diceva Filippo Fignani, ci sono molti riferimenti anche alla contemporaneità, in senso stretto, in senso lato, la contemporaneità di adesso, ma anche un po' tutta la storia, potremmo dire la storia novecentesca, la storia dei secoli passati. C'è una tendenza, diciamo, a saldare il destino individuale con il destino collettivo, quasi sempre all'insegna dell'angoscia, quasi sempre all'insegna della violenza. Insomma, ci sono in questo libro due trionfi della morte, c'è d'altra parte la foto di miliziani spagnoli, c'è la foto delle torri gemelle che trovano la foto di revocazione dell'11 settembre. C'è il ratto di Proserpina di Rembrandt, non c'entra nulla, è un assemblaggio caotico perché è venuto fuori così, però c'è sempre questo senso, diciamo così, di angoscia, di violenza, di inquietudine. E potremmo dire anche nei testi in cui la violenza, la morte non sono palesi, di disorientamento. Ecco, ora Giancarlo Alfano parlava dei vari tipi di sguardo. Io direi che molti degli sguardi, molti degli occhi che guardano di questo libro, allontanandomi un po' dal, appunto, mappa che tu hai tracciato con riferimento al libro di Donati, ma mettendo in mezzo un altro riferimento stracitato, strafatto, molti di questi sguardi sono prospettive straniate e o stranianti, diciamo così. È obbligatorio il riferimento a Sklodsky, insomma, è la, diciamo, tendenza alla tecnica dello straniamento che fa rivivere l'immagine costante. A volte la prospettiva straniata può essere addirittura quella di un bambino, il racconto di Pirrotta, per esempio, no? Davanti al trionfo della morte. A volte Giancarlo Alfano faceva riferimento all'ultimo testo, questo racconto di Alessandra Sarchi, che mette insieme intorno alle nozze di Cana di Veronese una serie di personaggi, i classici visitatori del Louvre, come dire, assolutamente ignoranti, che si focalizzano sui dettagli più strani. Ma a volte, questo è interessante, la prospettiva straniata invece è la prospettiva dello scrivente stesso, che recupera uno straniamento d'origine, che recupera appunto dalla memoria le certe immagini viste per la prima volta e come se fosse, diciamo, in qualche modo tornate a un certo punto a galla. Quindi c'è questa grande anche, insomma, come dire, senso, proprio questa rincorsa all'inquietudine, questa espressione della instabilità. Ecco, allora, in questo senso, rispetto a quello che diceva, mettere insieme una cosa che diceva Giancarlo Alfano e una che diceva Stefano Causa, dove invece devo dire un po' dissento, ma mi interessa tanto più quello che Giancarlo ha detto, quello che Giancarlo Alfano ha detto, sono saggi, sono testi in cui gli scrittori sono stati più intellettuali che scrittori, ma non è l'impressione
l'impressione che ho avuto io. Io li ho trovati invece, come diceva Stefano Causa, mi ha interessato, mi è sembrata perfetta e molto bella la definizione, li ho trovati scommiccherati, li ho trovati sconfusionati, riprendo proprio i termini che ho usato lui, interessanti in questo senso. Li ho trovati soprattutto, ecco, testi ibridi in qualche modo. C'è chi ha optato di più per la narrazione pura, insomma, ecco, il racconto di Pirotta sul giorno della morte, quello di Palazzo Abbadellis, è davvero un racconto puro, un racconto centripeto, un racconto addirittura con il colpo di scena. Quello di Sacchi che mette insieme prospettive diverse, un racconto molto più statico, ma siamo ancora nella narrazione. Quello di Sinti, molto giustamente citato, è un testo particolarmente interessante perché sembra una descrizione anche oggettiva, che mano a mano però scivola verso una reminiscenza autobiografica che proprio come narrazione articolata. Quello di Janeschek che tu citavi prima, la foto, le due foto di Roberta Pa e Gerda Taro dei miliziani spagnoli, ma è da un lato certo l'evocazione di un episodio storico, però in maniera molto narrativa, e d'altra parte è interessante il fatto che Elena Janeschek stia scrivendo un libro, un romanzo, forse l'abbia oramai concluso, che parla proprio di quello, e che abbia scritto un altro romanzo, Le rondini di Montecassino, che sempre oscilla fra il romanzo storico, la non fiction, la tendenza all'ibridazione, diciamo così, la tendenza alla fluttuazione. Tutti questi scrittori, che adesso spesso sono scrittori che tendono, pensiamo anche a Pincio, alle forme composite, sì, naturalmente scontato, sono narratori ma sono anche saggisti, ma io non credo siano stati saggisti intellettuali, credo siano stati se stessi, diciamo, abbiano appunto, si siano lasciati andare a questa tendenza di ibridazione. Parlavo degli scrittori, naturalmente bisogna considerare anche i registi, a me sembra siano stati anche loro tendenti alla forma ibrida, dando magari particolarmente risalto, un risalto più forte, più immediato al loro incontro con le immagini, sempre all'insegna di una grande libertà, tant'è vero che posso dire, a proposito per esempio del pezzo che è stato già citato di Federico Tiezzi, uno di quelli che assemblano immagini diverse, appunto una specie di Bildungs Roman che allaccia delle immagini diverse, c'è una cosa affascinante da dire, volendo anche da confessare, che c'è uno sbarione. C'è uno sbarione nel pezzo di Tiezzi, e però l'abbiamo lasciato anche se non siamo certo, insomma, appunto diceva Filippo, siamo accademici, tutti quanti qua, no? Siamo barbosi, può essere, però ce ne vergogniamo, no? Io sarei per sì, io vorrei proporre una giornata dell'orgoglio universitario, scusate, insomma, anche a me non ne posso più, mi è capitato varie volte di andare a presentazioni in cui tutti università, a un certo punto quello che pare dice, noi però ci tenevamo qua a fare un incontro non accademico, tutti modestari, quello facciamo, e anche da parte degli scrittori non accettiamo gli sbaglioni belli e confezionati, insomma lo sappiamo con Gianluigi Simonetti di recente, appunto sulle parole e le cose che citava Francesco De Cristofaro, ci siamo permessi di contestare un po' una prefazione a un celebre classico scritta da una nota scrittrice di adesso che era piena di sbaglioni, tutti voi accademici, quelli è un artista, sì, è un artista però insomma, è piena di errori, quindi. Però nel caso di Tiezzi, dov'è lo sbarione? Tiezzi cita, abbiamo già visto l'immagine, appunto, il meraviglioso film di Rai, Giovanna d'Arco, e ricorda di quando incontra per la prima volta il film su un'enciclopedia che andava molto di moda quando era piccolo lui, un'enciclopedia per bambini, l'enciclopedia del tesoro, dove aveva visto la foto del film accanto a un'altra foto, quella del giglio infranto di Griffith, dice lui, con Mary Pickford. In effetti no, il film è con Lillian Gish, però in questo caso lo sbaglio ci sta, perché quello non è un saggio, ma è appunto un racconto che insegue i fantasmi interiori, che insegue i fantasmi della memoria. Naturalmente poi spessissimo, e poi mi fermo e lascio la parola, spessissimo attraverso altra letteratura,
questo è un altro elemento, è un altro leitmotiv, un altro filo conduttore del libro, e a mio parere affascinante, l'avete anche del resto già notato, che in maniera a volte criptica ma evidente, per esempio quando si ti dice che gli è velenosamente dolce scivolare verso il 1951, beh, è evidente che c'è un naufragante dolce, insomma, altre volte può essere citato esplicitamente Proust o Sam Servoam, oppure c'è il testo di Buffoni che è tutto a ridosso di un poema di Rogers su un quadro che poi è rimasto il nostro enigma, lo sa bene Francesco Gaglioti, che è qui presente, che ringraziamo per una consulenza. Quindi è anche una scrittura tutta nutrita di intertestualità, diciamo tutta nutrita di scrittura altrui, ma questa scrittura è a sua volta nutrita di immagine. Questo ci è sembrato, diciamo, un ulteriore e sempre completamente casuale, non programmata, non pianificata, ricchezza, interesse del libro. Ordina Stapetti. Sì, no, io dirò anche solo due cose, anche ringrazio innanzitutto per le tante osservazioni e stimoli che ne sono venuti. No, una prima cosa che è tornata più volte è questo rapporto appunto fra l'immagine mentale e l'immagine reale, cioè il fatto che l'immagine sia sempre fantasmatica. Sì, noi abbiamo, in questo caso, eravamo partiti dall'idea di chiedere di scrivere immagini reali, un po' anche forse per simmetria con l'altro lavoro in cui sono scrittori che descrivono film immaginari, qui invece abbiamo chiesto di descrivere immagini reali che abbiamo un significato per loro. Quindi in un certo senso il caso dei napoletani è un... però è chiaro che abbiamo accettato questa... Nel caso di Moscato credo che il motivo fosse proprio di una sua poetica, insomma, che rifiuta anche una certa saturazione dell'immagine contemporanea, insomma, una poetica in questo che rivendica invece l'immagine tutta mentale. Nel caso di Frasca è stato invece un'eccezione, perché abbiamo chiesto sempre testi inediti, lui però ha detto che quel particolare passo del romanzo già pubblicato stava così bene, lo vedeva così bene, e in fondo sì, ci stava bene, anche perché introduceva delle note grottesche che invece nel resto della raccolta non c'erano. Quindi, però la questione di immagini reali, immagini fantasmatiche, mi sembra veramente interessantissima, perché la nostra posizione non voleva essere appunto una posizione per nulla apocalittica, diciamo, se no non avremmo mai fatto questo libro, cioè dire che la letteratura appunto ha delle immagini superiori, perché le immagini mentali sono superiori, sono quelle che restano. Ovviamente ci interessava invece proprio come queste due cose entrino continuamente in conflitto, perché per quanto possiamo dire descrizioni di immagini reali, descrizioni di immagini inventate, le due cose sono sempre, come ha detto Filippo, sono sempre però continuamente interconnesse, cioè anche quando si descrivono immagini inventate si hanno dentro delle immagini reali, quando si descrivono immagini reali si hanno dentro immagini memoriali, immagini inventate. Quindi credo che proprio questa ibridazione che ci interessava anche a partire da una serie di immagini reali. Per quanto riguarda l'altra cosa che vorrei dire, riguarda appunto la separazione, cioè l'articolazione in tre capitoli che tu hai chiesto, Giancarlo, ha chiesto appunto di sentire qualche cosa a proposito, velocemente. Siamo stati molto tentati da lasciare questa caoticità, questa, come diceva anche Tigli, cioè qualcosa che ci è piaciuta, che erano come cioè questo, in qualche maniera quasi sconclusionato, caotico insieme di immagini molto diverse tra di loro, e quindi di usare l'ordine che stiamo usando adesso fra di noi, cioè quello alfabetico, il più neutro, insomma, di mettere solo tutti i pezzi di questo libro collettivo in ordine alfabetico. Però poi indubbiamente ci è sembrato che ci fossero state delle dominanti, ecco, cioè le tre articolazioni riguardano delle dominanti che ci sono in alcuni testi, di cose che ci sono però sempre, cioè la memoria c'è sempre, tutti fanno un po' autobiografia. La seconda,
Io credo che a me piacciono i titoli doppi, perché credo appunto che è così difficile appunto mappare e segmentare le cose di cui ci occupiamo, la letteratura, l'immaginario, l'arte, per cui alle volte ci si arriva per approssimazione, per cui memoria è in più ossessione, perché la memoria è sempre stata in questi testi che abbiamo, che io trovo, anche sono d'accordo con te, li trovo che siano più letterari che saggistici, tranne Trevi. Trevi ha proprio voluto fare più un saggio su Zurbarán. Però ecco, in tutti questi testi, quando c'è la memoria, è una memoria ossessiva. E nel caso di Siti, sì, che ovviamente forse sì, avete capito, insomma, è quello che ci è piaciuto di più. E nel caso di Siti c'è un rapporto appunto molto interessante fra l'immagine reale e quella che poi è la memoria, perché sì, è vero, hai ragione, a quel punto la memoria personale poteva andare con qualsiasi immagine, però poi lui le mette molto in rapporto, cioè questo fatto che lui parte appunto da un'ecfrasis proprio molto analitica, perché poi lui ha una passione per la storia dell'arte, l'unica arte che non, oltre al teatro, che veramente gli piace, la musica è proprio come se non esistesse per lui, ma invece qui parte, per cui alla fine il corpo del ragazzo, dell'uomo di colore, insomma, negro, come viene chiamato lì, come si veniva chiamato in quell'epoca, quindi questo corpo nero che fa il contrasto con la neve bianca che abbiamo visto, c'è tutto un gioco. Memoria e ossessioni è quelli che hanno più puntato sulla topografia, sguardo, dettaglio sono quelli che più hanno puntato proprio sull'aspetto visivo, con un particolare amore per il dettaglio, che è una cosa che sul dettaglio si potrebbe fare veramente un convegno accademico o non accademico, come vogliamo, però non abbiamo ovviamente il tempo per farlo. E gli ultimi sono quelli che hanno puntato sulla storia con la S maiuscola che si intreccia con le storie con la S minuscola, con le passioni personali. È una segmentazione, quella di cui hai parlato tu, che non conoscevo, fra l'altro, è indubbiamente molto interessante. Io credo che sì, qui ci sono soprattutto esperimenti, ma forse anche qualche avvento o qualche accecamento, ma ci penserò leggendomi il libro. E quindi questo è quello che volevo dire, e do la parola. Chiudo questo schema da Orazio e Pugliarazzi brevemente, anche perché vorrei lasciare spazio per eventuali interventi, poi per il film, la presentazione che Massimo farà per il film, quindi sarà molto breve. Delle molte sollecitazioni mi sento, come dire, obbligato a raccoglierne una in particolare, a cominciare da lì, perché devo in qualche modo costituirmi, nel senso che sono io l'artefice della frase incriminata da Stefano. La letteratura più vivace del Novecento italiano sembra aver trascurato l'esercizio classico dell'ecfrasis, interrogandosi forse meno sui contenuti che sulle forme specifiche della cultura visuale. Sì, si potrebbe discutere di questo, intanto discutere su che cosa si intende per vivace. Io volevo semplicemente dire che mentre c'è molta cultura figurativa, mi pare, nel Novecento italiano, come ce n'è in tutta la tradizione italiana umanistica, diciamo così, anche che la precede, mi pare che l'esercizio propriamente detto dell'ecfrasi sia invece un esercizio più trascurato, meno presente e anche forse meno interessante rispetto a tentativi più misti che si sono succeduti nel corso del secolo. Ho tirato un po' un sospiro di sollievo quando poi Stefano ha pronunciato il nome di Longhi, perché si tratta, mi pare, a mio parere, di una eccezione certamente splendida, ma comunque di un'eccezione rispetto a quello che mi sembra il baricentro della nostra, diciamo, cultura letteraria novecentesca. Il che non vuol dire che non abbia prodotto, e sono in questo perfettamente d'accordo con lui, una tradizione che poi arriva anche nel nostro libro, perché senza Longhi non ci sarebbe Pasolini. Pasolini è citato nell'introduzione come uno degli autori più interessanti, se non forse proprio il più interessante del Novecento italiano, per la precocità, la vivacità dei suoi esperimenti con l'immagine, o meglio, dei suoi esperimenti tra parola e immagine, e certamente Pasolini sarebbe inconcepibile senza Longhi. D'altra parte, il meridiano di Longhi, di cui parlava Stefano, è un meridiano su cui Pasolini è intervenuto da recensore, Pasolini è allievo di Longhi, e su cui ha, tra l'altro, anche detto parole interessanti sul problema delle immagini mancanti nel volume. Tutte cose che ci fanno capire quanto profondo fosse questo nesso, e come questo nesso poi nel nostro libro arrivi ancora una volta a Siti, per esempio. Sarebbe difficile, credo, immaginare Luce di sera, che è il titolo
il suo intervento. Sarebbe difficile immaginarlo senza gli esperimenti pasolignani sull'integrazione figurale, sul suo modo appunto sull'ectasis, dalle cene di Gramsci alla dinamimesis a Petrolio. Così come sarebbe difficile immaginarlo senza Proust, che è un altro riferimento impossibile, un altro riferimento imprescindibile per lo stesso Pasolini, iconologo. E quindi diciamo è chiaro che questa asse c'è. Mi pare però che sia un'asse che rimane tutto sommato marginale e eccezionale, che non vuol dire che non sia un'asse straordinaria, ma mi pare che tutto sommato, perlomeno io la vedo così, e qui forse prendo anche le parti di quella voce apocalittica a cui si riferiva Massimo poco fa, mi pare che nel complesso il Novecento italiano abbia vissuto, il Novecento letterario italiano abbia vissuto apocalitticamente spesso il rapporto con l'immagine, si sia messo, cioè abbia messo la parola dalla parte della profondità e della maturità, e l'immagine dalla parte della superficie, della seduzione, a volte anche della femminilità, ma insomma in questo modo l'abbia anche spesso ghettizzata. Mi veniva in mente mentre ascoltavo gli interventi di prima che c'è un libro importante, un romanzo importante del nostro Novecento, che è La Noia di Moravia, che proprio la pittura diventa una metafora dell'impotenza creativa, dell'incapacità di forare le superfici fenomenologicamente. Diciamo, il fatto che il protagonista sia un pittore molto interessante da questo punto di vista, il fatto che, non, che la sua incapacità di andare creativa in parte anche conoscitiva, sia in qualche modo rappresentata dalla metafora dell'immagine, dalla metafora della pittura. Quindi un Novecento che io vedo abbastanza iconofobo nel complesso, nelle sue esperienze maggioritarie. Che senso aveva allora un libro come il nostro in questo contesto? Secondo me le cose sono molto cambiate negli ultimi tempi, secondo me le cose sono addirittura rovesciate, e forse anche per questo che non abbiamo avuto molti rifiuti in realtà. Credo che la sensibilità di molti scrittori italiani contemporanei sia una sensibilità molto orientata sul confronto tra parola e immagine, poi ovviamente ciascuno la declinerà in un modo personale, ma mi pare che quel pregiudizio, o comunque quel dato di fatto, io lo vedo così, che tendeva a vedere l'immagine, appunto nel caso moraviano, l'immagine come diciamo, il confronto con l'immagine come una sorta di rischio di impotenza, quindi l'immagine come superficialità e come impotenza conoscitiva a petto della letteratura, mi pare che oggi si sia rovesciato nel contrario, cioè mi sembra che si rovesci in una letteratura che sente sempre se stessa più impotente di fronte al potere dell'immagine. L'impotenza delle parole che sostituisce quella che era la superficie dell'immagine. E allora ecco che gli scrittori che abbiamo interpellato, i registi naturalmente anche, credo su questo avessero già maturato delle idee personali, e credo che i contributi più riusciti che siamo riusciti a trovare, più, diciamo, più interessanti, siano anche quelli che mostrano, diciamo, di più questa riflessione. Perché forse il Luce di Sera di Siti è quello, diciamo, che tra gli interventi più riusciti del volume? Forse perché riesce a attraversare un po' i problemi di cui parlavo. È, come notava anche Tilli, mi pare, da un certo, parte come una vera e propria ecstasy, in senso stretto, si concentra molto sui perimetri e sullo spazio dell'immagine, come pochi altri hanno fatto nel volume, però è anche, credo, l'intervento che più di altri poi cambia marcia e introduce il tempo, non solo come immagine memoriale, ma anche proprio come dimensione specificamente letteraria. Allora ecco che si, diciamo, in quelle pagine, secondo me, c'è una sintesi nuova di questo conflitto, come abbiamo descritto nell'introduzione, tra la spazialità dell'immagine e la temporalità della letteratura. E quando la letteratura, come nel caso di Luce di Sera, arriva a fare questo, beh, allora, diciamo, riconquista gli antichi primati, ma li riconquista alla luce di un rapporto che è cambiato e che adesso non può più che essere di confronto, di simbiosi e di collaborazione o scontro. Ecco. Quello che mi pare sia effettivamente finita è proprio quella fase apocalittica vissuta, diciamo, in maniera così più drammatica, più autolesionistica, e mi pare che da questo punto di vista entriamo in una fase nuova. Questo libro, diciamo, vuole essere un contributo per illuminarla nei suoi aspetti attuali. Grazie. Io vorrei rispondere a Gianluigi. Io, insomma, mi sento un po' a disagio perché io sono 900 iconofobo.
forse ho letto un altro Novecento, ma io apro il pasticciaccio di Gadda e trovo delle frasi straordinarie, memorabili. E va bene, Gadda, tutto sommato siamo ancora in zona Longhi, in qualche modo. Ne vogliamo prendere un altro. Un grande allievo di Calvino, come Daniele del Giudice, scrive un romanzo che si chiama Il Museo di Remis. Marcello Fois ha scritto un libro di ekphrasis che si chiama Picta. Non so, io non riesco a vedere questa situazione che vedi tu. E certo, poi magari mi piacerebbe parlarne con voi e con tutti quanti, perché l'argomento naturalmente è di enorme interesse. Però posso dire una cosa a Clotilde. Voi avete lasciato uno svarione di Tiezzi, però c'è, credo per ragioni, c'è un refuso tipografico nella iconografia. Se potessimo prendere, Francesco, a pagina 21 del testo di Tiezzi, c'è un passaggio che rischia di risultare incomprensibile al lettore, però perché è un passaggio cruciale del testo di Tiezzi, perché è un passaggio piuttosto forte anche sul piano lessicale, che a mio parere vale la pena di essere riletto. A pagina 21 Tiezzi fa una descrizione del dipinto di Lucignano e dice in basso, l'ultimo capoverso, Francesco, abbi pazienza, no, forse è l'altro, scusami, un po' più avanti, forse è così, sì, ecco, così, questi due scheletrici, non riesco a leggere, scusa, ecco, così questi due scheletrici esteri paiono passati allo strazio del supervoltaggio e pensi che su di loro si sia abbattuta una scarica da 10.000 volte, eccetera. Spariti due mostri, si pensa. C'è capo libero per i vecchi cenciosi che, consumando una loro vendetta tutta senese, fanno una scorpacciata dei lardi dei due giovani fatui o se li inculano. Ora, poiché nella immagine, se possiamo vederla a destra, i due giovani non ci sono, ma sono sulla destra, però sono stati tagliati nella riproduzione. Forse vale la pena di vedere il dipinto per intero, così vediamo i due giovani fatui, ecco è quello. Ecco, i due giovani fatui sono questi. Questo è l'affresco che ha davanti Tiezzi. Ecco. Purtroppo nel libro iconograficamente molto curato c'è soltanto questa piccola mancanza della parte destra del dipinto, che però se non si vede non si capisce cosa voglia dire Tiezzi con quel passaggio, che è un passaggio brusco, forte evidentemente, ma importante del pezzo. Aggiungo soltanto un'altra piccola cosa, ma davvero minima. Nella fotografia che correda il testo di Alessandra Sarchi alla fine, quella al Louvre, ecco, sì, vabbè, è proprio una cosa oziosa. La Sarchi parla del dipinto di Veronese, ma in realtà vale la pena di immaginare che nessuno di questi sta guardando il dipinto di Veronese, per la semplice ragione che per una bizzarria museografica clamorosa in quella sala è esposta la Gioconda, per cui che stanno guardando tutti da quest'altra parte. Voglio dire, veramente Veronese non sta guardando nessuno, per cui per antifrasi in qualche modo la fotografia corre da questo saggio della Sarchi. Invece ecco, in questo caso a noi sembra che funzioni. Nell'altro caso, che dire, non si capisce, però via. La scrittura evoca, se non è del tutto poi riprodotto, se a questo punto non c'è, però... si può però controllare, no, non c'è anche l'ecstasy che evoca, altro che. Invece in questo caso a noi sembrava particolarmente interessante perché il testo di Sarchi appunto mette insieme, chi non l'ha ancora letto appunto spero poi lo legga, mette insieme, cuce una serie di prospettive, come dicevo prima, straniate e stranianti,
che hanno guardato il quadro senza capirci molto, che da un momento gireranno le spalle al quadro, gireranno le spalle e si porteranno via questa immagine confusa, rimuginando sulle associazioni mentali, magari del tutto improprie, soggettive, frantumate, che il quadro ha evocato loro. Quindi questo senso proprio di spasatura fra l'immagine e, diciamo così, i visitatori, a noi sembrava assolutamente perfetto, diciamo, per rendere la cosa. Poi evidentemente è stata una nostra, diciamo, scelta, però non, in questo caso non parlerei di sbaglione obiettivamente. Francesco? Bene, allora chiudo io, perdonatemi, con una cosa però a cui tengo particolarmente. Il primo incontro su questo libro lo dobbiamo a Francesco De Cristoforo, a cui dobbiamo tante altre cose, veramente, quello che riesce a fare straordinario, quindi un applauso per lui. Tra 5 minuti cominciamo a venire. Ospite davvero d'onore, uno dei massimi comparatisti europei, tradotto in molte parti del mondo, e però è anche uno straordinario appassionato di, grazie, appassionato di cinema e di arte contemporanea. Infatti no. Vai, parlo così per ora perché non mi sembra che funzioni. Allora, dicevo, Massimo Fusillo è uno dei suoi ultimi libri, Feticci, è proprio un tentativo estremamente riuscito di dialogo tra la letteratura e le altre arti. Ma non dico nient'altro, sono 6 film per il momento. Importante dire che i film sono stati scelti dai relatori, cioè non c'è un programma preordinato, noi abbiamo scelto gli interlocutori che ci piacevano, abbiamo detto che film vorresti far vedere se il tema fosse borghesia, e appunto Massimo per esempio ha proposto un gruppo di famiglie all'interno di Visconti. In realtà non è certo tra questo, La Bestia dell'Orsa e La Coda degli Dèi, però alla fine ha scelto questo. Insomma, Massimo così, prego. Grazie. Sì, io penso che ci sia stata un'ottima idea ovviamente inserire Visconti in un itinerario sulla borghesia, perché Visconti innanzitutto è stato un artista che aveva proprio le sue radici in un certo grande realismo europeo, realismo classico potremmo dire, che viene chiamato anche realismo borghese. E, ovviamente forse tutti voi sapete che l'incontro fondamentale della sua vita è stato appunto con Renoir, e di cui diventò assistente della regia, e il cinema di Renoir è un cinema che indubbiamente rientra in questa nozione di realismo classico, è un cinema che si è ispirato anche direttamente a Zola, al naturalismo poi, quindi all'idea anche di rappresentare tutte le classi sociali. In realtà il cinema di Visconti lo ha fatto, cioè ha veramente, come nel progetto verghiano, poi ha affrontato tutti gli strati della società, dal più basso all'aristocrazia, passando per la borghesia. Come sapete bene, poi dopo un inizio neorealista, poi la sua produzione si è orientata sempre di più verso una parte della cultura borghese, quella che per certi versi è forse anche un po' una fase culminante, quell'estetismo, quel culto del bello, quello che viene chiamato anche decadentismo, letto però sempre in parallelo con il tempo della storia, cioè il culto del bello, il culto dell'estetica, però appunto sempre sullo sfondo della storia con la S maiuscola, e col contrappunto poi del tempo privato. Ecco, diceva prima Francesco che io sono stato indeciso quando abbiamo deciso di focalizzarsi su Visconti, su un altro film che amo moltissimo, che è Vaghe Stelle dell'Orsa, dove troviamo appunto una famiglia borghese, anche qui abbiamo il concetto di famiglia su cui fra poco parlerò, una famiglia borghese, e questa storia di questo intreccio, diciamo, di passioni
incestuose rivalità, aggressività edipiche che c'è in Varie Stelle dell'Orsa, che ha questo nodo di passione che ci sono in Varie Stelle dell'Orsa, hanno un'origine letteraria in D'Annunzio, appunto, quindi in un autore dell'estetismo, ma nello stesso tempo si richiamano al mito antico, all'Orestea, alla figura di Elettra, al complesso di Elettra, e nello stesso tempo però contrappuntano queste passioni private con il grande tempo della storia, in particolare della tragedia per eccellenza del Novecento, della Shoah, della Seconda Guerra Mondiale. In realtà poi alla fine ho scelto Gruppo di Famiglia al mio interno, poi penso che verrà chiaro perché. Però arriviamo appunto a che cos'è Gruppo di Famiglia all'interno. È un film, in realtà è l'ultimo film di Visconti in senso stretto, cioè perché è l'ultimo che lui ha veramente terminato, l'ultimo L'Innocente non fu terminato da lui, fu lasciato in fondo, montato poi da altri. Questo film prende il posto di un grande progetto, di cui appunto pure vorrei parlare brevemente, che era quello di fare un film dalla ricerca di Proust. Durante la trilogia tedesca, che è molto importante anche per il tema della borghesia, perché la trilogia tedesca è ispirata a uno dei tre film, la trilogia tedesca, che non viene chiamata così perché tutti i critici notoriamente sono, e i filosofi sono ossessionati dal numero 3, in realtà nasce come trilogia, sono tre film che Visconti ha fatto autonomamente, però hanno in comune appunto una certa grande cultura germanica, e sono appunto La caduta degli dèi, Morte a Venezia e Ludwig. Morte a Venezia è, come sapete, ispirato da Thomas Mann, e Thomas Mann è l'autore per eccellenza di questo grande realismo borghese, l'autore fra l'altro, so che vi siete misurati con Franco Moretti e con il libro sulla borghesia, e Franco Moretti in quel libro dice appunto che tutto gli è nato da un lavoro di Asor Rosa su Thomas Mann. E durante questa trilogia tedesca, poi parleremo anche un po' di Morte a Venezia, che è molto parallelo al Gruppo di Famiglia all'interno per certi versi, ecco, durante la trilogia tedesca, durante l'ultimo atto, quello più complesso, lungo e per certi versi anche difficile, forse quello più decadente in senso stretto, il più wagneriano, il più opera d'arte totale, cioè Ludwig, Visconti fu colpito appunto da un ictus, e quindi la sua possibilità di lavorare fu molto ridotta, e quindi si decise, cioè tutto il suo entourage decise di abbandonare il progetto di Proust e invece di dedicarsi a un film tutto in interni, quindi più facile da girare per un uomo fortemente malato e con difficoltà anche di movimento. In realtà sino all'ultimo Visconti mantiene una grande produttività in tutti i tre ambiti in cui si muove, è stato uno dei pochi registi, come succede oggi a Martone, che si muove su tre ambiti: teatro di prosa, teatro lirico, teatro d'opera, insomma, e cinema. Continua a fare altre cose anche negli altri due campi, una famosa Manon Lescaut, però come film appunto fece un film tutto di interni. Questo appunto deriva da un fatto, diciamo pratico, però poi diventa anche una grande forza di questo film. Un film sullo spazio interno, sulla casa. Un Kammerspiel, un film tutto girato in teatro di posa, con una maniacale produzione di schemi, schizzi per ricostruire questa casa. Allora, cos'è questa casa? Beh, innanzitutto, prima ancora un'altra cosa su Morte e Malattia. Morte e Malattia, che Visconti sentiva ovviamente, cioè Morte vicina e Malattia la sentiva inevitabilmente forte in questi ultimi anni, sono presenti nel film nella sua cornice. Cioè, all'inizio abbiamo appunto questo elettrocardiogramma e alla fine che vediamo solo nei titoli di testa, poi ci fa capire che tutto quello che vedremo è un flashback, e alla fine ritroveremo l'elettrocardiogramma e il protagonista malato. Ecco, il flashback è una tecnica proustiana, appunto, che l'analessi memoriale,
l'intermittenza del cuore improvvisa che Proust amava molto, che Pasolini, scusatemi, che Visconti amava moltissimo e che utilizza moltissimo anche in questo film, perché non solo tutto il film è un flashback, ma poi ci saranno altri flashback di cui parlerò fra un attimo. Però prima appunto qualcosa, perché un film su una casa, appunto per chi non lo avesse visto, ma molti non l'avesse ancora vista, ma molti comunque già lo sapranno, appunto è la storia appunto di un professore americano che vive chiuso in una casa meravigliosa in cui c'è questa sua collezione, in particolare di conversation pieces, cioè di quadri che racchiudono, che raffigurano gruppi di famiglia, raffigurano questa borghesia nel Settecento, cioè nella sua fase vincente, che amava rappresentarsi in una posizione apparentemente informale, sono appunto momenti di conversazione, momenti di quotidianità, e il trionfo di quel serio, di quel regime, registro stilistico del serio, di cui parla anche Moretti, del quotidiano serio, composto, regolato, che è quello appunto dell'immagine artistica della biografia, della borghesia. E in questa collezione vive chiuso a ogni contatto col mondo, con l'alterità, con le altre persone, e viene appunto questa vita, viene sconvolta dall'irruzione di una famiglia invece che rappresenta la modernità nel suo aspetto peggiore, la volgarità, l'arricchimento, la borghesia, un altro modello negativo di borghesia. E, ecco, diciamo innanzitutto che in questa idea della clausura in una casa come opera d'arte c'è innanzitutto l'estetismo, cioè Jusma, il capolavoro dell'estetismo a cui si è ispirato anche D'Annunzio, è a ritroso, controcorrente o contro natura, come è stato tradotto varie volte, a rebours, che è la storia appunto di una clausura in una casa opera d'arte, in una casa di feticismo collezionista e di rapporto con oggetti d'arte. Ma sappiamo che poi anche Goncourt scrisse una bellissima e stranissima opera sulla propria casa come opera d'arte, ma anche un grande critico d'arte e specialista di letteratura inglese, Mario Prats. E molti hanno pensato che questa figura del protagonista di questo film che state per vedere sia appunto ispirata a Mario Prats. Visconti l'ha sempre negato, Prats stesso, che fu portato al cinema a vederlo da Arbasino, che racconta varie volte questa storia, negava di essersi riconosciuto, anche se poi in un libro famoso che ha scritto sulla propria casa come opera d'arte diceva che in realtà il film è stato profetico, perché poi gli successe la stessa cosa con Mario Schifano, che lui non nomina, che venne a vivere nel piano di sopra, e comunque era anche autore di un libro sui conversation pieces, quindi certe cose appunto ritornano. Allora, questa immagine di intimità domestica, di compostezza, di quotidianità, di autocontrollo, appunto viene rotta dall'irrompere di questa famiglia e con la quale il protagonista intraprende, mette su, costruisce un rapporto estremamente ambivalente. Cioè, da un lato c'è un rifiuto di questa modernità, di questa volgarità, dall'altro però c'è un'attrazione, un sentire il bisogno di un rapporto umano, e anche poi forse fra le righe appunto un innamoramento per la figura che forse spicca di più da questo gruppo di famiglia, che è impersonata da Helmut Berger, che è questo Conrad, personaggio sovversivo in una certa maniera, uno si presenta come un reduce del 68 tedesco, anche se poi questa sua sovversività viene messa anche in dubbio dagli altri membri della famiglia. Cioè, fra i due appunto si crea un rapporto che può ricordare poi Morte a Venezia, cioè il rapporto appunto
fra Aschenbach, quindi un modello di artista di autosufficienza apollinea, di culto della forma, di controllo delle emozioni, e lo scontro appunto con l'incontro perturbante con la bellezza androgina del ragazzo Taggio. Questa storia di Morti a Venezia, appunto tratta da Mann, ma trasformata molto, mettendoci appunto, trasformando il protagonista in un musicista secondo un primo progetto di Mann, è una storia che possiamo anche leggere, diciamo, come in chiave mitica, come scontro con il dionisiaco. Con il dionisiaco, perché in Mann c'è proprio un sogno dei riti dionisiaci, che invece, a differenza di Benjamin Britten, che fece anche un'opera da Morte a Venezia, nel film Morte a Venezia Visconti decide di non mettere, però comunque il film è molto dionisiaco, nel senso che è tutto un rapporto con il dionisiaco come perturbante, come disgregazione delle forme, come caos. Ecco, questo c'è anche in un gruppo di famiglia del Dio interno. Però, sì, un'ultima cosa sul rapporto fra questi due film è che in gruppo di famiglia di un interno questo rapporto lo si vede anche da un punto di vista formale, perché Morte a Venezia è un film in cui Visconti utilizza in maniera massiccia lo zoom, come in nessun altro suo film e come in pochi film in genere nella storia del cinema, credo, perché lo zoom rappresenta appunto questo sguardo erotizzato di Aschenbach, questo desiderio di avvicinamento che non diventerà mai avvicinamento verbale, sarà solo visivo. Noterete che anche qui, al primo incontro con Conrad, c'è uno zoom, e c'è uno zoom anche nel momento forse di maggior bellezza di flashback memoriale, quando il professore protagonista del film si ricorda la madre, che è una splendida Domenica Sandà vestita proprio con la madre di Visconti, ed è appunto un flashback memoriale come quelli molto prustiani che ci sono in Braghe Stelle dell'Orsa, tutti basati sulla musica, che in questo caso non è musica classica scelta da Visconti come per Braghe Stelle dell'Orsa, che era Frank, César Franck, prustianissima musica che era suonata da sua madre. Qui invece sono musica originale di Franco Mannino, molto bella secondo me. Franco Mannino era suo cognato, era un direttore d'orchestra, ma anche un compositore. L'ultima cosa che dico e chiudo, appunto, ambivalenza. Oltre alla figura di Conrad c'è la straordinaria Silvana Mangano, che fa appunto la figura più volgare, più eccessiva, e poi ci sono altri due ragazzi su cui non ho il tempo di soffermarmi. Ecco, questo gruppo di famiglia non interno, secondo alcuni appunto, è rappresentato in maniera eccessivamente negativa, c'è un che di manicheo nel film. In alcuni punti forse sì, quella scena in cui si vede finalmente come hanno realizzato troppo modernamente forse questa casa, sconvolgendo questo piano di sopra, in cui fra l'altro c'è una cosa che adesso ci fa molto sorridere, perché loro hanno comprato un Rothko che oggi viene considerato appunto quanto di forse di più sublime il Novecento abbia prodotto, e non, anche quanto di più costoso ormai nel mercato, e si dice, beh, l'abbiamo pagato 20 milioni, che insomma adesso Rothko costerebbe cifre ovviamente molto superiori, e viene visto appunto come qualcosa di strano e di eccessivamente moderno, quanto oggi invece è quanto di più classico ci sia. Questo può far sorridere. Il film fu recepito molto male, è stato forse uno dei film che sono andati peggio a Visconti. Fu ricevuto molto male anche dalla critica, che lo sosteneva di più, gli sembrò appunto che fosse troppo volgare in alcuni punti, troppo scontato, troppo forte questo contrasto. In realtà a me, a rivederlo anche per l'ennesima volta per preparare queste poche note che vi ho detto, secondo me invece è un film che regge, anche tranne qualche difetto appunto di manicheismo in alcuni punti, però regge. La cosa su cui la volgarità poi di alcuni attacchi era, che venivano come al solito ovviamente da destra, da una certa stampa cattolica, riguardavano soprattutto questa scena dell'orgia, che anche quella vista oggi ci sembra estremamente facile, o certa volgarizzazione del 68. Io credo che certe cose si possono apparire datate, però
è un film che dice molto appunto su due modelli di borghesia, appunto, su come Visconti aristocratico vedeva la borghesia, e dice molto anche sull'Italia degli anni 70, c'è molta c'è il terrorismo, c'è appunto il post 68. Non bisogna calcare troppo sull'autobiografia, ma indubbiamente una matrice autobiografica c'è, il protagonista è Aschenbach, ma è anche un po' Visconti. C'è indubbiamente autobiografia, c'è il suo rapporto con Helmut Berger, insomma credo che ci sia moltissimo di cui discutere e a cui appassionarsi, quindi buona visione a tutti. I vecchi diventano strani animali. Non lo sapeva questo. Scontrosi, intolleranti. A volte impauriti dalla solitudine che hanno voluto loro stessi. E che tornano a difendere quando è minacciata. È stato durante una di queste brevi crisi che mi ho invitato a venire qui questa sera. Faccio parte anch'io di questa famiglia? Lei non si alzi, professore, la prego. Sì, l'abbiamo appena deciso. Padre, madre e noi figli. Quale famiglia? Questa famiglia? Oh, litigherò di certo con tutti, anzi è già successo. Perfetto! Bianca, sei un genio! Stupendo! Oh, non ti eccitare, perché tanto non ce lo dà. Casa mia è piena di calcinacci. Questa è demenza! Imperdonabile! Io me ne frego dei tuoi appartamenti! Ma non mi devi sfottere facendo finta di farmi regali! Mi fai male! Mi fai male! Lasciami! Ma sei pazzo! Lasciami! La verità. Che mistero c'è nella sua vita? Chi è? Fermi! Aspetti per chi? Ma è mio dovere aiutarla. Lei non ha nessun dovere. E io non voglio avere niente a che fare con la polizia. Sono il maresciallo Bernai del commissariato Campitelli. Il signor Conrad Hubel. Questo signore abita in casa sua. Io non ho consigli da darle. E poi un uomo della sua età e intelligenza sa da solo cosa fare. Un taglio netto e preciso. Già, è così semplice. Non sarà per caso anche lei un'altra vittima dello charme di Conrad? Basta! Ho detto basta! Mi sbranate come dei cani rabbiosi. Io credevo che vi amaste, che foste amici, veri amici, inseparabili. Tutto è stato molto peggio di quanto potessi immaginare. Io non credo che inquilini simili siano mai esistiti. Ma poi mi sono trovato a pensare, come diceva Lietta, che avrebbero potuto essere la mia famiglia, riuscita o meno, diversa da me fino allo spasimo. E siccome amo questa sciagurata famiglia, vorrei fare qualcosa per lei, come lei, senza rendersene conto, ha fatto per me.